Giuffrida, gli Spurs sempre vincono ma avete sofferto. Oggi ti dico scoglione, sembravano... Sì, vabbè, oggi è stata una partita un po' insolita, diciamo, perché non siamo riusciti a tenere il ritmo per tutta la partita. Eravamo partiti, diciamo, male perché abbiamo subito un gol, poi alla fine ci siamo ripresi, siamo passati in vantaggio, diciamo che gestivamo un vantaggio abbastanza largo inizialmente. Poi forse presi dall'entusiasmo ci siamo distratti un po' troppo, abbiamo preso qualche gol di troppo, la partita poi alla fine si stava quasi mettendo male. Sì. Alla fine la partita l'abbiamo tenuta, grazie, grazie. L'abbiamo tenuta la partita, abbiamo portato 3,4 punti a casa perché c'è stata la tripletta di Caramazzo e di Michael, un gol di Miceli F. E poi alla fine la partita è andata per il verso giusto. Purtroppo non siamo stati costanti per tutta la partita. E vabbè, oggi vi spardiamo in caso di vittoria, festeggiano la vittoria del Girona, eh? Sì, purtroppo è così. Noi quest'anno secondo me abbiamo fatto quasi il possibile. Dico quasi perché alla fine il nostro obiettivo erano i playoff. Abbiamo fatto uno splendido campionato, secondo me. Penso che lo condivida anche il resto della squadra. Quello che ci aspettavamo era inferiore alla seconda posizione oggi, perché i Bayern hanno pareggiato. Quindi devo dire che come campionato si è rivelato un successo. Per come si erano messe le cose, alla fine ci poteva stare, secondo soltanto calcoli matematici, una possibile prima posizione, che alla fine non è venuta, ma ci dispiace. Certo, questo è normale, però alla fine una posizione, se finisce così, è un ottimo campionato. Sfumato l'obiettivo della vittoria del Girona, c'è uno scudetto da vincere. Appunto, ci sono i playoff, questa seconda posizione spero ci aiuterà nei playoff, facendoci incontrare qualche squadra un po' più scarsa. E poi speriamo bene in questi playoff che saranno a gennaio, quindi avremo il tempo di riprendere fiato anche e ritrovare l'equilibrio che ho notato oggi che si è perso all'interno della squadra. Soprattutto a livello diciamo di spogliatoio, ci sono stati degli episodi spiacevoli. Il girone comunque si conclude alla grande, affronterete i Bayern. Sì, l'ultima partita sabato prossimo è contro i Bayern. Speriamo di vincere pure per tenere il secondo posto soprattutto e coronare, diciamo, questo campionato che è stato eccellente quasi. Sarà una gran bella partita. Sì, sì, penso di sì, sarà una gran partita. Poi più o meno ci conosciamo con alcuni ragazzi dei Bayern, quindi penso sarà davvero divertente. Va bene Federico, ti ringrazio. Figurati. Ci vediamo sabato prossimo, okay, grazie, ciao. Atletico Scogliere, un'altra sconfitta, peccato. Sì, ma stavolta abbiamo giocato. Avete giocato bene, 8-7 contro gli Spurs Jam. Tutta a carta abbiamo giocato. Quindi siete usciti a testa alta oggi? Sì, oggi sì. 3-5. Però è finita ormai la favola dei bellissimi scaglioni che vincevano. Ah, che è finita. Peccato, no? È cominciato tutto quel terribile mercoledì. E allora, perché questa sconfitta oggi? Immeritata, oggi immeritata. L'unica volta che possiamo dire in 7 sconfitte che abbiamo fatto questa è l'ottava, immeritata. Non esagerare. Abbiamo preso fuori a testa allucinanti. Quindi anche sfortuna. Il portiere pure è bravo. Il portiere pure è bravo. È tornato Maniscalco comunque. Non si è visto. È tornato. Sì? È tornato. Vabbè, che doveva fare? È lui il portiere di Atletico Scaglione. Fino alla fine. Certo. In questo momento è un portiere di scala, no? Il portiere del mio condominio può fare. Fiorella è partito. Si è sentita la sua assenza? No, ma è sempre piaciuto mai senza Fiorella. Poi. Non lo dite che è meglio. Okay. Ho capito. Migliore in campo di Atletico Scaglione. Maglio, Scarlata. È tornato anche lui, vero? Che mancava da parecchio tempo. Sì, si è visto. Maglio contro tutti. È stato il migliore. È stato il migliore. Sì, sì, oggi sì. Ultima giornata di campionato, ragazzi. Ah, è l'ultima? Sì. Boh. Siamo arrivati, li avete dure da affrontare. Non so chi si chiama. L'ultimo in classifica che sono già retrocessi in Serie B. Quando possono vincere? Allora, dai. Sono ultimi questi. Magari tornare a Bosco. No. È loro che sono. Terzulti, per ultimi. Però se gira la classifica siamo terzi. No. Vabbè. Che partita sarà? Non lo so, vediamo. Siamo all'ultimo, come ho detto, siamo arrivati all'ultima giornata di campionato, un bilancio della stagione di Atletico Scaglione. Tragico, un bilancio tragico. Sì, sì. Avete perso pezzi da Bosco fino a Cascione, a Miceli, a... Importante è Bosco però che abbiamo perso, perché con lui proprio... Squadra decimale. Sì. Ho capito. Canti in guerra. Vabbè, Scaglione, allora io vi saluto, una buona serata, ci vediamo... Per i saluti, per gli auguri di buon Natale all'ultima giornata, va bene? Ciao ragazzi, una buona serata.